Benvenuti su Master and Servant, io sono Hall e stiamo giocando come al solito a Crusader Kings 2 con questa partita Succession Game con Mercia che è diventata Britannia, Impero di Britannia. Ci state seguendo, se ci state seguendo, già da un centinaio di episodi. Questo dovrebbe essere, se non erro, il 106esimo episodio, sì. E quindi se non l'avete fatto avete 100 episodi da guardarvi. Per sapermi dire che cosa abbiamo fatto di brutto. Cosa è successo? Gli ultimi tre episodi sono stati, i miei primi tre episodi di questa sessione, sono stati un po' lentucci perché mi sono dovuto tenere le mani nel culo in quanto avevo un erede di 2 anni e quindi ho fatto 14 anni di nulla con il consiglio che mi bloccava su ogni cosa, ho fatto solo delle gran feste, ho cresciuto più o meno l'erede. Nel modo più viziato possibile, e ho partecipato a una crociata perché era l'unica cosa che potevo fare. Benissimo, ora siamo diventati maggiorenni, non c'è più il consiglio di torno, o meglio c'è, ma non ci rompe più le scatole. Abbiamo un territorio che dobbiamo far valere, 48.300 unità. Siamo sposati con Farina del tuo sacco, che ha 17 anni, quindi perfetto, è ottima, è tocco di Mida. Come vedete ha stewardship più 9, learning più 2, fertilità più 15. Attractive, quindi diplomacy più 1. Statborn, questo è un po' così ma va a pari. Diligente, quindi ottimo. E casta, l'unico problema, però abbiamo più 15 meno 15, quindi siamo pari. Lei ha un 17 di stewardship, cioè è una cosa mostruosa. E quindi mi aspetto tanti soldini. Noi abbiamo 8 di stewardship, non è male. E quindi sì, dobbiamo. Per il momento abbiamo questo tizio qua che è il nostro erede, che non credo sia dell'Aisling tra le altre cose. No, è degli Aisling, quindi vabbè, roba nostra, ok. Rimane in famiglia, però chiaramente vogliamo avere dei figli. Quindi, prima di far partire tutto, ci possiamo sposare. Facciamolo. Sì, pick ambition. Ambition è groom heir. Ok, che mi aumenta la fertilità. E un focus. Allora, noi siamo bravi in martial e diplomacy. Direi di andare su war. Oddio, potremmo andare qui, ci dà health. Vediamo come siamo noi. Siamo tecnici, siamo onesti, caritatevoli, pazienti, gregari, crudeli, proud, quindi orgogliosi e basta. Quindi non è male, non è male per niente il nostro personaggio alla fine del giro. Se andiamo su questo, potremmo portare diplomacy quasi quasi alta e aumentare fertilità 25% e salute, così siamo messi malino, siamo messi benino. Vassal limit, siamo sotto di un vassallo, cioè abbiamo un vassallo in più essenzialmente, perché c'è ancora sta rivolta del cazzo che potrei anche richiedere la pace, 100 di prestigio. Prestigio ne abbiamo un sacco perché abbiamo fatto tantissime feste. Quindi chiediamo la pace per diminuire il numero di vassalli. Qua non mi interessa per il momento avere nessuno. Questo l'abbiamo appena fatto. Chiuditi, grazie. Abbiamo dei claim da premere e lo faremo tantissimo. Chrome Focus. Lo diamo all'Essex, quasi quasi. Qua c'è Londra. Che è la capital. Vabbè, no, diamolo qua, diamolo qua. Diamolo a Londra. Ok, titoli minori da assegnare, qua non si può. Non abbiamo il court physician e ce lo andiamo a pigliare. Tutto il resto c'è. Quindi va benissimo. Nessuna fazione, siamo contenti. Ok. Direi ok su sta roba qui. Ok, recruit court physician. Vai.
Altrimenti mettiamo uno che abbiamo. Perfetto. Claim. Che claim possiamo premere? Allora, abbiamo dei claim contro il francese che ha 6.000 uomini. E di bello c'è la Burgundia, che è molto bella. Francia che è un impero, quindi no. L'Holstein che non è male lassù, anche se è secondario. La Lorena è troppo piccola, Lione è troppo piccolo, Neuchâtel è piccolissimo, Plaufmann. Un tempo avevamo anche la Germania, era interessante. Adesso non ce l'abbiamo più. Border dispute, no. Claim, Osterreich holding, questo è un territorio, non so cosa ci potrebbe dare. San Gallen, Estor tribute. Interessante, secondo me, è la Borgogna. Questa qui. Non possiamo dargli... Non possiamo dare nulla a Beatrice. Allora, vediamo un po' di farla sposare con qualcuno dei nostri, magari. Chi è questo? Qualcuno della mia dinastia. Questo della mia dinastia. Magari contento con lui. Ok. Ce la portiamo in casa. Vediamo un po' se così facendo riusciamo... Ma dovremmo averla già in casa. Alternativa è l'Holstein. Ma anche qui non possiamo dargli titoli. Forse perché è una donna. Non sono sicuro. Altrimenti abbiamo qualcuno qui. La Bulgaria. Cosa ci darebbe? La Bulgaria. Quel pezzo lì o quel pezzo lì? No. La Spagna. Orléans. Praga. Sorry. Praga, davvero? C'è Praga? Come mai? Ah, sono qua. Sono anche lì. Innsbruck, Salisburgo, Zonburg... Boh. Potremmo... Sì, la Baviera sono cose interessanti, però per fare dei jure claim mi servono 1.000 di prestigio. Ah, quasi quasi. No, attenzione, posso farlo? Sì, potrei fare un de jure claim su Austria, che è questa parte qui, solo questa parte qui. No, gliela lasciamo, direi. Sulla Baviera è solo questa parte qui. Tirolo è questa, non mi interessa per il momento. Piccolina, ci pensiamo. Poi cosa c'è qua? Sempre contro di lui, lo spagnolo. E poi torniamo su la Francia. Francia ci sarebbe l'Austria, che è questo pezzo qua. Tirolo, che è questo pezzo qua. Burgogna e Burgundi è la cosa più interessante del mondo. Questa mi interesserebbe tanto, ma non posso ottenere titoli. Devo capire perché. Vediamo un po' se ci sono dei claimant da portare qui, magari maschi, che potrebbero risolvere il nostro problema. No, non c'è nessuno. Questa, però, non viene. Non verrebbe neanche, come mai? È già da me. Oh. Che peccato, Adele Guglielmo. Magari se gli diamo un regalino. Magari fra un po'. Boh, vedremo. Potrebbe essere interessante. Vediamo dei regalini in giro, vediamo di macinarceli. Questo no. Questo potrebbe morirci
nel mentre. Gli potremmo dare dei titoli, però prima deve venire da noi. Ah, è già da noi? Perché no? Dove sei tu? È già in corno. È già mio. È già mio. Interessante questa cosa. Però non mi permette di fare claim. Vabbè, cerchiamo anche di lavorarceli. E poi che altro abbiamo qui attorno? Non lo so. Va bene. Vediamo un po'. E la Pannonia, dove stai? Niente. Do you reclaim on Austria Tirolo? Potrebbe essere la prima cosa, solo che poi ci blocchiamo un pochettino. Olsen, sono tutte donne in realtà. Sì. Disputi. Do you reclaim on Passau Sangelle? Questa sarebbe interessante. Anche se la Burgundy è la cosa migliore. Regina di Gerusalemme, in realtà. Lei diventa... Ma lei è già sotto me. Sotto di me. Again. Cos'è questa cosa? Ok, gold o prestigio? Prestigio. Ok. Excellent. Qui è arrivato qualcuno. Chi sei? Chi sei? Stop. Chi è questo qua? Brigate a claim sul regno di Aquitania. Accetto assolutamente sì. Niente Bibbia Valdestana. Quindi stiamo un flottissimo. Qua si è bruciato qualcuno. Ok, 13 weak claim. Che sono? E questa nuova? No? Una nuova qua, Bourgogne. Che verrebbe il Pannonia, il cannato di Pannonia, che vabbè. 4.000 qui. Burgundy in realtà mi interessa parecchio. Francia no. Lorena. Lorena cosa sarebbe? Questo pezzettino qua. Châtel, Scania, Swaben. Chi c'è di nuovo? Contea, Ducato, Ducato. A me interessa i Kingdom. Questo mi interessa. E secondo me la Pannonia ne ha chi cazzo è? Chi è questo? 7.000. Li possiamo far fuori tranquillamente. Direi di farlo. Direi di farlo assolutamente. Altrimenti portare questo, però è piccolino. Vabbè, proviamo. Neanche se ho qualche dubbio sul fatto che mi resti. Ok, guerra iniziata. Abbassiamo un po' la velocità. Tiriamo su tutte le truppe. Bam bam. Tutte le flotte. Bam bam. Aspettiamo che si radunino nei loro territori. Bravissimo. Strage, chi se ne frega è nostra. Ok. Qua chi c'è? Armate. Aspettiamo di averne un 10.000. La Francia non è che può fare molto, eh. Saremo anche contro Pannonia, direi. No. L'unica cosa è che non gli posso dare questa. Non saprei. Secondo me mi incula. Sì,
Sì, Vassal Levis, d'accordo. Allora, questi li mettiamo sulla barchetta e li facciamo sbarcare qui in Britannia, direi. Sì. Qua chi c'è? Scottish Army. Ok, siamo sbarcati, bene. Questo torniamo, li facciamo tornare in porto. 16.000 uomini possono bastare, sì, poi... Va bene, facciamo la guerrina. Dove siete? Dove scappate? Allora. Culogne. Dov'è la capitale qua? Nassau. Andiamo. Dove siamo? Nassau, davvero. Aspetta, c'è una guerra. Sono stato tirato in ballo su una guerra. Al Mali. Va bene. Battaglia in Nassau, direi di far cadere la capitale, sì. Qua siamo 6.000 uomini, potremmo mandare gli italiani a in Mali, che è la guerra. Questo qui del Mali contro... Che dov'è la guerra? Cosa dobbiamo fare? No, non lo so, mandiamo qualcuno. 26.000 uomini sono tanti. Quanti sono questi qua del Mali? 7.000 uomini. Oh, aspettiamo. E questa armata qui... No, fermi. Questa armata qui... La mandiamo giù. E questa armata qui... Questa armata qui la mandiamo in Francia. Ok. Qua intanto si sta formando roba. Qua non abbiamo nessuno. Le navi non ci servono. Qua abbiamo delle navi. No, mi sa che sono tutte là. Ok, allora mandiamo queste navi qua. Queste innumerevoli navi qua. Questi qua. Questi lì. Benissimo. Qua siamo a Nassau. Stiamo facendo un bel assedieno. Chi sono questi? Boh, non so, non sono nostri. Vediamo un po' anche un po' chi siamo. Noi siamo ad Elchi. Qua non c'è nessuno, va bene. Qua, non, qua ci mettiamo noi. Difesa. Qui mettiamo Wildeper, va bene. Va bene, più o meno. Qua non abbiamo nessuno. Ok. Boh, portiamo avanti sta guerra. Vediamo che succede. Lì aspettiamo le navi per quelli lì. Qua stiamo prendendo il territorio, stiamo prendendo anche la capitale. Victory, victory. Bene, caduta la capitale. Direi. Qua c'è la Francia. E niente, dobbiamo ricoprire un bel po' di territori. Vediamo che succede. Questo è fatto. Questo è nostro? Forse no. Questo dobbiamo ancora finire. Ok. Sì, dobbiamo ancora finire. Victory. Ok. Qua, navi. Imbarcatevi. E li portiamo... Boh, non li portiamo. Non li possiamo portare. A morire. A morire da qualche parte. Ah, li portiamo qui in Britannia. E poi buttiamo giù le navi. Oh là là. Benissimo. Ok. Qui stanno cadendo. Burn, 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 yeah. Bruciate la prostata. Young Mafalda ha finito l'educazione. Si è beccata una soldatessa forte. Abbiamo un nuovo erede. Godepert Isling. Perfetto, Smois è a posto. Godepert... Lando. Lando interessante, si può? Lando.
Lando, grandissimo Lando. Qua chi c'è? Non c'è nessuno. Qui non so chi sono. Qua sono i francesi che stanno arrivando. Probabilmente arrivano in più. No, in 300 arrivano. Devo spaccarli. Rischio di morirci. A dire il vero. Sono 1000. Allora, vediamo un po'. Fermi. Ci togliamo. E mettiamo questo qui. E poi andiamo a difendere Londra. Ok. Ma sta cadendo la loro capitale? Benissimo. Qua è caduta. Ottimo. Quindi, boh, come si fanno a maturare punti? Battaglie? Nassau? In realtà un po' tutto. Andiamo a occupare queste zone qui. Anzi, andiamo a vincere delle battaglie. Parigi cadrà. Di Nassau, Parigi è un po' troppo. Nassau cadrà. Andiamo a Mainz, qui ci sono i francesi. Là ci sono 800 francesi che stanno facendo cose. Intanto i miei questi qua sono arrivati. E li mandiamo a far guerra. Ah, contro la Spagna? No, attenzione. Questo chi è? Io non ho ancora capito chi siamo. Siamo questi e noi siamo questi qua, Principe Rajad O'Malley. Quindi lui è qua. Perché qua? Lui qua. Chissà come funziona. C'ha zero uomini. Ok, quindi stiamo facendo una guerra contro il Mali, essenzialmente. Bene. Le British Army qua si stanno distruggendo. 6.000 uomini, come siamo messi noi uomini? Vediamo un po'. Siamo 40.000. Va bene. Allora, detto questo, cercherò di fare un po' di chiarezza su quella guerra lì che, ok, non mi è chiara. A sto punto questi 12.000 uomini preventivamente li rimetto in nave e li faccio sbarcare qui. E direi che poi ci diamo appuntamento al prossimo episodio per andare avanti con la guerra contro la Francia, che al momento sta andando benino, e anche se temo che non mi porterò a casa nulla, anche se questo è già mio vassallo, quindi boh. E contro il Mali. A quanto pare, qua la Spagna intanto si è formata. Ah beh, certo, la Spagna è formata. Ragazzi, dopo tutto questo casino, io vi dico ciao. Come al solito, mettete i vostri commenti sotto il video. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. E a prestissimo. Ciao!